ecco perché io vorrei, vorrei la perla nera. 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 Nera, 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 nera. Dottor Podcast. Attenzione. L'oggetto di oggi è a metà tra la tecnologia e il voodoo. Ciao e benvenuto in Me lo compro, il podcast che con la scusa di guidarti negli acquisti tecnologici asseconda la mia sindrome d'acquisto compulsivo. Io sono Mingus, il tuo esperto di acquisti, e negli anni mi è capitato di acquistare e testare praticamente ogni prodotto. Ma prima di cominciare, se vuoi essere sicuro di acquistare il prodotto giusto per te o vuoi imparare a giustificare un acquisto compulsivo a qualcuno, segui il podcast e lascia una bella recensione con 5 stelle. Il podcast di oggi è un po' particolare, ti racconto una storia. Allora, molto spesso mi capita di indossare auricolari, principalmente per ascoltare musica, podcast e fare telefonate. E per non sembrare un Daft Punk con delle cuffie enormi in testa, utilizzo gli auricolari. Ora, sicuramente li avrai indossati almeno una volta anche tu. In-ear o no, gommino o no, a me hanno sempre dato un fastidio tremendo. Per non parlare poi del fatto che praticamente mi cadono sempre. Ma questo probabilmente è dovuto alla forma delle mie orecchie. Beh, l'altro giorno un mio amico col quale ovviamente mi sono lamentato di questa cosa allo sfinimento mi ha chiamato e mi ha detto di aver scoperto un paio di auricolari magici che avrebbero risolto tutti i miei problemi. E ovviamente cosa ho fatto? Da buon acquirente compulsivo quale sono, non ho esitato per un secondo, non ho letto descrizione, non ho letto niente, li ho ordinati ed eccoci qua. Oggi parliamo di cuffie, parliamo di auricolari, oggi parliamo delle Logitech G-Fits. Partiamo dal dire che non le conoscevo e che quando mi sono arrivate guardandole ho detto ecco, un altro paio di in-ear che mi faranno venire mal d'orecchio o che mi cadranno. Poi ho aperto la confezione e ho trovato la custodia di ricarica, il cavo, gli auricolari e i gommini. Gommini, cioè quegli inserti di gomma per le orecchie. E enfatizzo la parola gommini perché i gommini erano rinchiusi in un blister di plastica nero. Al che ho sentito l'esigenza di fare una cosa che un uomo non dovrebbe mai fare. In realtà fatelo perché serve. E cioè leggere le istruzioni. E cosa ti scopro nelle istruzioni? Ah, te lo dico solo dopo aver dato ai miei amici smanettoni un po' di dati tecnici, altrimenti mi dicono che non sto recensendo efficacemente l'oggetto in questione. Le Logitech G-Fits sono auricolari da gaming true wireless, ma non lasciatevi ingannare dal fatto che sono da gaming, perché possono essere utilizzate, anzi devono essere utilizzate per un sacco di cose, tra cui musica, podcast, ne parliamo dopo. Sono dotate di connettività Lightspeed e Bluetooth a bassa latenza. Questo per favorire un'esperienza di gioco e di ascolto di alta qualità. Pensate a chi gioca ad esempio agli sparatutto, deve sentire i passi dei nemici in real time, non può aspettare il tempo che il segnale passi dal PC o alla console alle orecchie. I driver sono da 10 mm e garantiscono un suono pieno di bassi. Sono powered by Ultimate Ears, che significa che degli esperti ingegneri del suono hanno lavorato per rendere l'esperienza di ascolto con questi auricolari unica, potendo tra l'altro scegliere tra diversi tipi di equalizzazione attraverso il software in dotazione. Hanno un sistema di cancellazione del rumore per isolamento fisico, la batteria consente da 7 a 9 ore di ascolto per le cuffie, che si estende a 11 ore con la custodia di ricarica. Ultimo dettaglio tecnico, sono dotate di tecnologia di modellazione Lightform. Ecco, l'ho detto. Il motivo per il quale i suddetti gommini erano in un blister nero è perché queste cuffie hanno l'incredibile capacità di modellarsi alla forma del tuo orecchio attraverso la luce ultravioletta. Che detta così sembra una cosa strana, ma è veramente strana. In pratica, monti le cuffie, le metti addosso e attraverso un'app che ti dà delle istruzioni si modellano automaticamente. Ora dimmi tu se questa non è magia nera o voodoo. Per me è stata un'esperienza assurda e divertente sentire le cuffie adattarsi alle mie orecchie. E il risultato? Il risultato sono cuffie in-ear che non creano condensa, che non cadono e che hanno un'ottima risposta sonora.
Ecco, da utilizzatore dell'ecosistema Apple mi manca un po' il fatto di poter passare da un device all'altro in automatico avvicinandomici, ma devo dire che potendole accoppiare a due device contemporaneamente il problema si risolve veramente in modo facile. Sono un po' ingombranti, certo, ma non pesano, sono molto comode e in chiamata il microfono si comporta davvero davvero bene. Veniamo alla nostra scala internazionale di prezzo. Il prezzo è altino e rientra nella categoria «Ma perché ste cuffie costano tanto?». Se però consideri tutti i benefici del caso, ci sta. Cioè, considera il fatto che queste si modellano al tuo orecchio. Cioè, sono tue per sempre, uniche al mondo. Ho trovato l'esperienza di utilizzo di queste cuffie molto divertente. In più, il fatto che si adattino alle orecchie garantisce un'acustica e un isolamento rumore veramente eccezionali. Quindi, me le compro o no? Beh, io me le compro, ma giusto perché hanno risolto anni e anni di lotta fratricida tra me e gli auricolari e perché amo ascoltare musica nelle cuffie o fare chiamate o ascoltare podcast. E tu? Te le compri? Grazie per aver seguito questo episodio. Ci vediamo al prossimo acquisto.